da Gaeta, stadio Antonio Riciniello, scendono in campo Mistral, città di Gaeta e Terracina, virgolette, di trovarsi davanti a Mattia Mastroianni che gli occupa completamente lo spazio e gli toglie il pallone, palla ancora per il Terracina con la bella conclusione di Cerroni, puntare vitale, morbida la palla, Leccese in gioco con loro. Intanto attenzione, perché questo è un calciatore sicuramente in grado di mettere in pericolo la retroguardia della Mistral, o centra, che non si allontana mai dal faro del gioco biancorosso. Ancora bella apertura, Samuele, tiro e grande parata. Samuele dopo un bello stop al volo di pieno collo destro. Adesso attenzione alla replica del Terracina, deve uscire Cenerelli, allontanare. Vedrò il tuo parere dopo, alla fine di questa azione, con palla in avanti per Cerasuolo. Cerasuolo, Samuele, gol! Leccese, terzo sigillo, te l'avevo detto. Deve giocare più avanti perché in quella posizione può fare la differenza. Samuele, sacrificato lì. Darò subito la parola a Antonio. La palla che filtra, Cenerelli spiazzato coi piedi, e c'è il pareggio del Terracina. Ancora una volta Mistral che si è fatta trovare completamente sguarnita sulla sinistra, con Cerroni che è penetrato, il tiro deviato di Cerroni, che ha messo già in grande difficoltà Cenerelli, che però con i piedi era riuscito a respingere, ma Pisacane ha postato. Secondo me è stato questo che... Attenzione però, intanto bello Bruni che ha una grande velocità. Attenzione al centro, arrivano a sprombattuto. Bruni invece arriva sul fondo. Ancora Samuele, palla morbida, bella, centro aria, prova a stoppare, a girarsi. Poi il tiro di Marciano e ci arriva ancora una volta Bruni. Gol! Gol di Bruni! Gol di Bruni sul tentativo di girata di Marciano, respinto da Minutilli. E che spettacolo di partita, Antonio Salone. Questo è quello che piace a noi. È vero che i gol spesso sono determinati da errori, però è bella. Sì, è bella perché c'hanno proprio tanti spazi in avanti, sia una squadra che l'altra, infatti. In avanti punta Mastroianni, che ha una indecisione che concede qualcosa per Bruni. Adesso Bruni può puntare l'avversario. Bruni che invece prova la battuta. Ciano va anche a difendere. Palla che spiove, uscita a vuoto di Cenerelli. Stoppato il pallone sulla sinistra della Fornace. Il tiro, questo è un gol veramente, veramente evitabilissimo. Un gol che la Mistral subisce in maniera più che rocambolesca. Una palla che andava certamente controllata meglio, a partire dall'uscita insomma un po' discutibile di Cenerelli, che ha fallito completamente l'intervento aprendo la propria porta a un tiro in diagonale. Purtroppo abbiamo commesso due errori che una grande squadra non li deve fare, purtroppo abbiamo pagato. Terracina ci ha creduto fino alla fine, bisogna dar merito che abbiamo incontrato una squadra che è organizzata, una buona squadra. Noi purtroppo in questo momento paghiamo anche qualche infortunio in più, sia prima anche durante la partita. Siamo costretti a fare sostituzioni obbligate che poi non ci possono cambiare la partita, anzi ci mettono in condizione poi la partita di ricambiarla da capo. Questo poi alla fine a lungo si paga, soprattutto quando si incontra una squadra come Terracina, ben organizzata, che sa quello che vuole in mezzo al campo. Bisogna dar merito ai ragazzi che nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo messo il Terracina lì, loro hanno fatto solo un paio di azioni un po' in contropiede. Noi siamo stati bravi a fare quelle giocate che poi proviamo anche durante la settimana. Ecco, però purtroppo in questo momento paghiamo qualche ingenuità che noi non ci possiamo commettere. Beh, in effetti la partita era stata studiata in maniera dettagliata, sapevamo di incontrare una delle compagini più accreditate alla vittoria del campionato finale, o quantomeno una delle pretendenti. Giocare contro squadre del genere non ha bisogno di motivazioni, quindi l'allenatore fa ben poco a livello, diciamo, umano. Siamo vivi, questo è importante, abbiamo dimostrato di avere attaccamento oltre che alla maglia, ai colori, alla squadra, al gruppo, che è la cosa più importante. Vedere i ragazzi festeggiare tutti insieme con la panchina e cercare di riprendere la partita che si era messa male per due errori che abbiamo fatto, vabbè, come dall'altra parte nella stessa identica situazione, fa molto piacere. Per un allenatore è veramente la cosa più soddisfacente. È un inizio per me importante, fortunato, non mi era mai capitato, e
purtroppo oggi non sono arrivati 3 punti come le altre 2 partite, è arrivato un pareggio, un punto che tutto sommato dobbiamo prendere il lato positivo e ora ci prepariamo per le prossime partite.